Ciao, sono Enrico e da qualche settimana ho iniziato un lungo viaggio verso l'estremo oriente con il mio camper Italo. Finalmente sono entrato in Iran, raggiungendo la prima grande città del nord del paese, Tabriz, dove mi fermerò in una simpatica area sosta comunale. Qui incontrerò anche diversi viaggiatori, soprattutto tedeschi, con i quali insieme decideremo di affidarci ad una guida del posto per effettuare le prime incombenze, come cambio soldi e SIM card, ma soprattutto iniziare a conoscere questa splendida città e nuova cultura. Scopriremo presto una città davvero splendida e dal passato rigoglioso, ed una cultura, quella iraniana, che seppur con molte regole e differente dalla nostra, risulta essere apparentemente molto sicura, tranquilla e con persone estremamente cordiali. In poco tempo, molti dei miei timori iniziali verranno meno, lasciando spazio invece ad esaltazione e gioia. Prima di iniziare con le immagini, però, permettimi una digressione, che forse meglio aiuterà a cogliere il valore di questa città. Chiamo in causa un antico viaggiatore, un mercante, Marco Polo, che nel suo libro Il Milione così descriveva la città di Tabriz. A te la parola, Marco. Toris è una grande città che sorge in una contrada chiamata Irak, dove sono anche altre città e castelli. Vi parlerò di Toris perché è la più nobile di tutte. Gli abitanti di Toris vivono di mercanzia e di arti. Lavorano infatti diversi tessuti d'oro e di seta di gran valore. La città è in ottima posizione, dall'India, da Baldak, da Mosul, da Kormosa. Come da molti altri luoghi arrivano le mercanzie e in gran numero vi convengono i mercanti latini per acquistare i ricchi prodotti che giungono dalle regioni dell'interno. Si possono acquistare anche pietre preziose, che si trovano in grande quantità. I mercanti che vengono da lontano possono concludere in questa città grandi affari. Gli abitanti di Toris non sono di gran conto e sono di razze molto miste. Vi si incontrano armeni, neostriani, giacobiti, georgiani, persiani. Ed eccoci finalmente pronti per esplorare la città. Dapprima andiamo a visitare la Moschea Blu, antico centro culturale e spirituale di Tabriz. In all the time, not only inside were full of these blue mosaic tiles, but also outside were full of the blue mosaic tiles, the domes. 500 years ago, Tabriz was the capital. La Moschea Blu ha una storia di 500 anni, però circa 300 anni fa c'è stato un grosso terremoto qui a Tabriz, in cui sono morte più di 20.000 persone, quindi anche tutti gli edifici sono crollati perché erano fatti con non in muratura, ma con del fango. E quindi poi è stato ricostruito e ci raccontava che dell'unicità di questi mosaici blu che prima ricoprivano anche tutta la parte esterna. We have a little bit, not in Tabriz, in our Iran. All of them is destroyed, just remain the facade. I explain for you. You see, all of them is original. The woman, they sitting in the second floor. Yeah. Tabriz è stato un importante centro commerciale lungo la Via della Seta, oltre che la capitale tra il XIII e il XVI secolo. L'attrazione principale della città, però, è sicuramente l'antico Gran Bazar, con oltre 11 secoli di storia. Hallo, ich bin aus Deutschland. Hello, we are here in the Grand Bazaar with the German family enjoying this beautiful day. Say hello. 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 I mercati
mercati mi entusiasmano sempre, perché offrono uno spaccato della società, oltre che mostrarne usi e costumi. Ci troviamo nel più grande bazar indoor del mondo, che poi queste classifiche del più grande, del più vecchio, trovano il tempo che trovano, eh. Era bello. E anche in questo bazar sono presenti più di 30 caravanserrai come questo, in cui un tempo i mercanti venivano con le loro bestie, i loro beni per scambiarli, e queste erano le loro stanze. Then Marco Polo, he wasn't here. He stayed 2 weeks in Tabriz, because you know why? Because he was not only discover man, but also he was businessman. He buys some goods in Tabriz, in bazaar. He's selling in the Samarkand, Bukhara, in Mongolia, in China. He carry with the camels. Now the caravan, motorhomes, they like camels. At that time, they just traveling with the camels from Roma, from Venice to Mongolia to China, Samarkand, Bukhara. Tabriz was there. No, no. Quindi ci sta spiegando che anche questo mercato faceva parte della via che portava in Oriente, Samarcanda, e qui si fermò anche Marco Polo per una quindicina di giorni, e proprio questa area era l'area di soggiorno, in cui c'erano delle camere ai piani superiori, mentre qui mettevano i loro cammelli, i loro cavalli. Incredibile. Questo posto è davvero immenso e si snoda attraverso oltre 35 km di passaggi coperti per interi quartieri della città, per una superficie complessiva equivalente a 140 campi di calcio. Persia è sicuramente celebre per la produzione dei tappeti, e qui, ovviamente, ne troviamo in abbondanza. Produzione di olio di sesamo, mai visto. Caravanserrai dove venne Marco Polo. Questo brulichio di mercanti e clienti è davvero affascinante, e starei qui ora ad osservare volti e movenze di questa gente. Finalmente
Finalmente arriviamo nell'area dedicata alle spezie, in cui volti e colori si mischiano con profumi e sapori. Paure scompaiono man mano che conosco il paese. A parte qualche assembramento di poliziotti ed il pericolo di muoversi nel centro nelle ore serali, la vita sembra normale e tranquilla. Ciao Gioni! Svolta a destra e prendiscerai il Hello! Voglio di iniziare a conoscere meglio il paese e nel prossimo episodio, anche grazie ad un ospite speciale, avrò la possibilità di entrare appieno nella cultura iraniana. Hasta pronto famiglia, nos vemos! Action cam.